tema, forse insieme all'immigrazione. Questo è il tema, lei ha ragione, negli altri paesi si valutano i governi, l'efficacia dei partiti, dei programmi, esclusivamente sul tasso di occupazione dei giovani e il tasso di occupazione in generale, quindi indubbiamente noi abbiamo dei tassi di occupazione e di disoccupazione giovanile che sono inaccettabili. Io mi sento di assolvere i giovani e non per ragioni elettorali, anzi si dice che i giovani votano più un altro partito, quindi insomma non posso essere tacciato di conflitto di interesse, perché poi bisogna vedere cosa ti danno in cambio. E sì, ok, va bene, una magari non vuole lavorare la domenica, perché se lavorasse la domenica, e sono d'accordo con lei, che cosa le si dà in cambio? Qual è il salario che effettivamente questi ragazzi hanno? Perché se uno va a Londra, trova nella maggior parte dei locali di Londra camerieri italiani. Se infatti vanno, perché guadagnano un sacco di soldi, cioè, e lavorano le notti, lavorano le domeniche, lavorano i sabati. Quindi qua purtroppo si va in una situazione, per carità non solo italiana, perché poi uno dovrebbe poter allargare ai nuovi sistemi, per cui si dice no, le grandi multinazionali in qualche modo stanno abbassando il livello dei diritti e dei salari in generale, perché c'è un abbattimento dei prezzi e bla 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 bla. Però io rimango una liberale, per cui penso che in questi casi si dovrebbe dare una risposta di competizione virtuosa, no? Più che di... Però effettivamente ci sono anche delle aree di nessuna regola che andrebbero probabilmente regolamentate. Sì, 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 assolutamente. Guardi, mi ha intrigato molto questo articolo dell'antitrust americana di una economista che due settimane fa ha scritto un articolo interessantissimo. Negli Stati Uniti la posizione dominante delle società non è valutata come in Europa, cioè di per sé, per cui si dice se tu sei in posizione dominante tu in qualche modo violi la concorrenza. No, negli Stati Uniti si dice tu anche se sei in posizione dominante non violi la concorrenza purché il consumatore ne abbia un beneficio diretto, cioè se tu hai abbassato i prezzi al consumatore io non ti sanziono. Stanno tornando indietro, perché si stanno rendendo conto che strutture grandi, non faccio nomi ma la faccio lei, magari portano un beneficio diretto al consumatore finale, per cui poi domani ci troveremo un sacco di ragazzi di 19 anni con l'iPhone però senza lavoro, perché possono comprarselo ma non trovano il lavoro, e però distruggono tutta la filiera di intermediazione, quindi creano sfruttamento lavorativo in alcuni casi, abbassano i salari e quindi creano questo sistema. Cosa dobbiamo fare noi della politica? La chiave qua è una sola, a parte tutto il discorso sulle decontribuzioni, eccetera, bla bla bla. Se non si cresce più del 2% in un paese non si risolve il problema dell'occupazione, è provato da tutti gli economisti, è la crescita la chiave, per cui bisogna liberare le risorse per la crescita. Si parla sempre di taglio della spesa, investimenti sull'impresa. Purtroppo non si sono visti, non si sono fatti, non voglio entrare nella polemica politica, però su questo andrebbero misurati i prossimi programmi, cioè non sul giustizialismo, non sul pauperismo. Guardi, mi occupo di immigrazione, sì anche sull'immigrazione, ma soprattutto qual è la ricetta migliore che viene proposta dai singoli partiti per l'occupazione. Noi ne abbiamo una, gli altri ne hanno un'altra. Marcucci.